ci siamo, benvenuti a tutti e finalmente e nuovamente in presenza alla 171esima serata di Lodi Liberali, che ormai da 8 anni e mezzo cerca di svolgere il proprio ruolo nella diffusione del pensiero del liberale, cercando di spiegarne la ricchezza, la varietà, la multidisciplinarità, la eterogeneità delle scuole e la importanza anche per affrontare il dibattito pubblico in generale e anche culturale in maniera come dire generale. Lo facciamo tendenzialmente con tre, lo ripeto ogni volta, ma perché siamo particolarmente orgogliosi, ormai attendiamo serate via Zoom finalmente in presenza, finalmente potete vedere almeno le facce dei relatori senza la mascherina, purtroppo non ancora dal pubblico, ma insomma per la situazione che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, purtroppo questo è abbastanza fisiologico, ma crediamo che ritornare a interloquire in presenza con così importanti sia fondamentale e abbia un altro sapore rispetto alle seppur importanti serate di Zoom che abbiamo fatto. Dicevo, facciamo il nostro ruolo, lo svolgiamo in tre modi: il primo e il terzo lunedì del mese lo dedichiamo ai classici del pensiero liberale, perché crediamo che appunto il pensiero liberale vada conosciuto nelle sue radici e nella sua attualità. Nel secondo e nel quarto lunedì del mese, come questa serata, presentiamo libri di contemporanea su argomenti qualità, e quando il mese ha 5 lunedì lo dedichiamo a statisti liberali che, pur essendo pochi, quando sono andati tra virgolette al potere hanno avuto delle conseguenze piuttosto rilevanti. Abbiamo già fatto serate dedicate a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, a Winston Churchill, a il conte Benito e conte Cavour, e a maggio lo dedicheremo a un altro grande, in questo caso dell'est Europa, e credo che ci potrebbe dire molto, presenteremo il potere e senza potere di Vaclav Havel. Sarà un'altra serata stimolante, anticipo, sarà su Zoom, insomma, Rocco Buttiglione, Alessandro Vitale, l'assessore regionale della cultura, Stefano Colorado. Che cosa facciamo questa sera? Questa sera proseguiamo un percorso che ormai abbiamo iniziato da settembre di quest'anno, in maniera strutturata, costante e credo mutuamente soddisfacente per l'Ordine Liberale e per l'Ordine degli Avvocati della provincia di Lodi, che sono qui rappresentati da Presidente Angela Maria Descalchi, che ringrazio ogni volta per la disponibilità e l'apprezzamento della nostra proposta, e chiaramente i membri del Consiglio che ogni volta ci permettono di fare in modo che questi eventi siano anche accreditati, quindi i professionisti che partecipano possano avere i crediti formativi. Di cosa discutiamo questa sera? Diciamo che noi abbiamo le provocazioni, abbiamo affrontare temi difficili e nel 2022, in un periodo ancora seppur declinante di antipolitica, di dibattito pubblico in cui la classe politica, anche forse grazie al livello piuttosto basso attuale, viene identificata come qualcosa di negativo di per sé, parlare di immunità parlamentare, di autorizzazione a procedere, delle ragioni storiche per cui queste guarentigie, queste garanzie vennero introdotte, e peraltro battaglie proprie del pensiero liberale nel mondo, nella storia, del perché sono state introdotte in Costituzione, quindi con questo bel libro che ripercorre anche i momenti di approfondimento dell'Assemblea Costituente, con le varie versioni, per poi arrivare al testo finale, per poi arrivare al letto delle riflessioni sull'importanza e su una proposta anche di reintroduzione, di ripristino, sostanzialmente di spiegazione dell'importanza di quello di cui stiamo parlando. Io come al solito lascio la parola al relatore. Le immunità parlamentari non sono una creazione del capriccio, bensì un prodotto storico dovuto alle lotte sostenute dalle assemblee politiche per affermarsi prima di fronte al potere esecutivo e poi di fronte al potere giudiziario. La casta è un'espressione di tempi odierni, adottata da coloro che sono immemori di secoli di sanguinose battaglie per il riconoscimento delle libertà e della centralità dell'istituzione rappresentativa delle istanze popolari. Leggete una frase di questo tipo credo di poterlo dire nel lettore medio, e probabilmente verrete ricoperti da insulti come i difensori della casta, della classe politica che è indegna di essere rappresentata in questa epoca di populismo imperante. Crediamo che invece una discussione di questo tipo sia importante, perché è rapporti tra magistratura e media e conseguentemente per l'indebolimento della classe politica siano importanti, sia un tema importante da affrontare, abbiano delle precise ragioni storiche, delle precise ragioni culturali, che credo sia utilissimo farlo questa sera con il relatore di me. L'avvocato, la
Tiziana Maiorno, giornalista, ex parlamentare, garantista da sempre, si occupa dei temi di giustizia, credo, da quando ha l'età della ragione, quindi è oggi una delle opinioniste di punta del Riformista, è una persona che a queste tematiche ha dedicato tanto e quindi siamo onorati di averlo con noi per la prima volta insieme a Lodi Liberale. Torna un autorevolissimo relatore che è alla mia destra, che è Nicolò Zanon, che nel frattempo, mi consentirai la battuta, ha fatto carriera, nel senso che è diventato vicepresidente della Corte Costituzionale, è ormai, credo di poterlo dire, un amico di Lodi Liberale, peraltro tutte le volte che è venuto era esclusivamente in presenza, quindi questo è un grande segnale e credo anche qui di non svelare nulla se dico che è di orientamento culturale vicino al pensiero liberale, quindi grazie al vicepresidente. E poi per la prima volta con noi l'autore del libro, il quindi Giuseppe Benedetto, avvocato e soprattutto oggi presidente della Fondazione Einaudi di Roma, che ha sostanzialmente rilanciato in maniera efficace dal punto di vista mediatico della diffusione del pensiero liberale con un'opera importante di valorizzazione e di coinvolgimento dei giovani. Io ho avuto il piacere di andare a visitare, a conoscere la sede, a conoscere qualcuno, giovani impegnati, autorevoli, studiosi, uno dei quali credo che abbia dato anche una mano al libro, Andrea D'Avola, che è giusto citare fin da subito, quindi credo che per la prima volta avere anche la liberale presidenza della Fondazione Einaudi per dei liberali liberisti come noi sia solo un vanto e spero che sia il primo di una lunga serie. Non voglio farla lunga, quindi vi ringrazio e cedo subito la parola all'autore del libro, all'avvocato Benedetto. Grazie. Grazie Lorenzo, grazie dell'invito a questo salotto del liberalismo italiano, ormai classico, 170, ho sentito bene, 171 iniziative, un salotto che fa onore a te, a noi, al nostro mondo in Italia. Grazie ai relatori autorevolissimi, vicepresidente Zanon, la mia sorellina minore, Maiorno, ci conosciamo da quando siamo nati, e che è un riferimento culturale, più che politico, per il mondo, un mondo liberale, comunicato, garantista, insomma, dire Tiziana Maiorno in Italia vuol dire comunque identificare quella. Con Tiziana ci conosciamo, ci frequentiamo dalla sua prima legislatura. Lo dicevo in macchina. La legislatura a cui ci riferiamo, si sente bene la sede, è la legislatura incriminata, è quella di cui parla il libro, la legislatura 92-94, quella che definisco la peggiore legislatura della storia repubblicana, lì dove sono state approvate le peggiori leggi, chi meglio di Tiziana ci parlerà di questo, liberticide che ancora oggi paghiamo. In quella legislatura, tra l'altro, e soprattutto, direi, vedremo perché soprattutto, è stata modificata la Costituzione, in particolare l'articolo 68 della Costituzione, quello che riguarda l'immunità parlamentare. Non è corretto dire, ci bacchetterebbe il vicepresidente della Corte Costituzionale, se dicessimo è stato modificato o con peggio abrogata l'immunità parlamentare, ma è stato modificato il cuore di quell'istituto, cioè l'autorizzazione a procedere, che di fatto non c'è più. Qual è il taglio che abbiamo dato al libro? Allora, intanto il libro è sicuramente schierato, come diciamo nelle prime pagine, non siamo una super parte, ci schieriamo in un senso, però il fatto di schierarci non ci impedisce di segnalare. Le pagine del libro ritroverete una serie di abusi che sono stati fatti in quell'istituto. Parliamo di quelli, ad esempio, particolarmente gravi e ripetuti della decima legislatura, la decima, quella precedente al 92-94, in cui sono state rigettate, non concesse autorizzazione a procedere, non mettetevi a ridere perché non c'è nulla da ridere, ma per reati come sono stati stradale, assegna vuoto, bancarotta, questi sono stati
reati per cui i magistrati hanno chiesto giustamente l'autorizzazione a procedere, e quella Parlamento, quella classe politica, quei parlamentari lo hanno rigettato quelle richieste, dunque non hanno consentito che quei parlamentari andassero a processo sulla base di determinate logiche. La logica prevalente era quella: è mio amico o è mio avversario quello per cui si chiede l'autorizzazione. Ovviamente, siccome come Tiziana ci insegna tutti i giorni, in Italia sia i garantisti con gli amici che i giustizialisti con gli avversari, tra di pochi che andiamo controcorrente su questo, nella decima legislatura è stata fatta strame di diritto, quello che i costituzionalisti definiscono giustamente una prerogativa era diventato un privilegio, diciamocelo chiaramente. Allora, queste cose le diciamo nel libro, perché non abbiamo motivo di non dirlo, perché non siamo schierati aprioristicamente. Poi diciamo tante altre cose. Qual è il taglio che abbiamo dato? Spero che il Presidente Zanon abbia sottratto qualche minuto del suo prezioso tempo, visto l'attività che fa, per dare uno sguardo magari al libro, a quello che abbiamo scritto. Abbiamo dato il taglio di un saggio, questo è un saggio, si muove sulla base di una ricerca. L'amico Andrea D'Arona ha contribuito molto alla ricerca scientifica che trovate in questo libro, e peraltro diciamolo anche, perché abbiamo citato un giovane 24enne, c'è un altro giovanissimo, non ancora ventenne, e che diventerà famoso, che ha fatto una prefazione al libro, no? si chiama Sabino Cassese, e che ringrazio sempre. Siamo mossi da dove è partita, da dove è nato, quando è nato. La Costituzione italiana è nata ovviamente il giorno in cui è nata la Costituzione, il 1 gennaio 1948. Nella Costituzione italiana è stato previsto l'articolo 68, però la ricerca parte da qualche mese prima, diciamo dalla sottocommissione che si è occupata dell'istituto dell'immunità parlamentare. Quella sottocommissione c'è stato un dibattito alto, elevatissimo, che vi invito a rivedere, molte delle dichiarazioni sono virgolettate, le trovate dunque letteralmente, dichiarazioni durante le sedute della sottocommissione competente. I signori che si sono occupati di quella vicenda, cioè dell'inserimento delle immunità parlamentari in Costituzione, si chiamavano Costantino Mortati, Lucio Guidi, Umberto Terracini, Luigi Einaudi, Calamandrei, erano questi i signori che ritrovate e che si sono occupati. Ci siamo chiesti con Davola, ma secondo noi che avevano in testa questi signori quando hanno inserito questo orrendo istituto che poi è stato cancellato dal populismo imperante? Avevano in testa Berlusconi, i processi in terra, avevano in testa la sua Renzi e la Fondazione Open? No, avevano in testa una cosa molto semplice, ovvia, scontata: i loro amici che erano morti qualche mese o qualche anno prima, quelli che erano finiti a confine, loro stessi che erano stati a confine. Che cos'era? Che cos'è quell'istituto? Diceva Lorenzo, non è nulla di particolare, dal 1689, il Bill of Rights, previsto dalle Costituzioni, chiamiamolo così anche se impropriamente, nei paesi anglosassoni, nasce in Inghilterra, poi negli Stati Uniti, e poi è presente in tutte le costituzioni dei paesi europei più avanzati. Hanno deciso che a tutela non certo del parlamentare, perché non è il parlamentare quello di cui ci stiamo occupando, ma del Parlamento, dell'istituto Parlamento, andava previsto in nome di cosa? In nome di quell'equilibrio tra i poteri che regge una democrazia liberale: l'esecutivo, il giudiziario, il legislativo. Sono passati tanti anni e nella legislatura maledetta, tra le altre nefandezze, si decise che bisognava andare incontro al popolo vociante, no? A quel
popolo che diceva, lui, per scienziano, che si rivolgeva al Parlamento, chiamando un Parlamento di ladroni. Ci sono delle dichiarazioni della Lega agghiacciate, di leader tremende. Bisognava andare incontro a quelle istanze, e per andare incontro a quelle istanze si è arrivata a delle cose. Intanto si è passati da Costantino, da Mortati, da Einaudi al generale Pappalardo, che era tra i più feroci, no? Quello del Gireggiano, i più feroci contro la casta, era il Parlamento, socialdemocratico, ecco, era questo il livello, no? Da Mortati a Pappalardo. E lì si cominciò a dire dobbiamo andare incontro a queste esigenze, quel populismo che io definisco, Angela lo sa, allora nascente, poi crescente, oggi ci auguriamo, anche grazie ad Angela, declinante. E questo Parlamento impazzito, ci sono altri termini, affermato, i parlamentari affermavano cose del genere, dobbiamo approvare qualunque cosa, voi immaginate chi fa le leggi per voi, per i vostri figli, per le vostre famiglie, dobbiamo provare qualunque cosa, se non ci vengono a prendere con i forconi, dobbiamo provare qualunque cosa. Ma come si può fare? Fa essere un parlamentare, a fare il parlamentare, a esercitare un così alto e prestigioso incarico pubblico, dobbiamo provare qualunque cosa. Impazzimento. Pur tuttavia, come ben sa il presidente Zanon, a un certo punto era stato raggiunto momento di equilibrio, diciamo così, in quella discussione. Lì le navette furono tante, non le quattro previste, continuava ad andare avanti e indietro tra Senato e Camera il provvedimento, e a un certo punto fu raggiunto un punto di equilibrio. E sapete quale fu il punto di equilibrio? Fu questo, qui ci sono gli avvocati, nel 1989 è entrato in vigore il codice, il cosiddetto rito accusatorio, il nuovo codice di procedura penale. Le indagini preliminari avevano assunto un determinato ruolo, una funzione, e si disse vabbè, insomma, qui invece di continuare a decidere se va processato o no il nostro amico o il nostro avversario, facciamo così. Visto che ora ci sono le indagini preliminari che hanno assunto questo ruolo, aspettiamo la conclusione delle indagini, 6 mesi classici. A conclusione delle indagini noi Parlamento potremmo dare un giudizio ponderato, un giudizio su atti che conosciamo, dunque un giudizio che può essere un giudizio equilibrato. E sapete, si è raggiunta una maggioranza amplissima, una maggioranza dell'oltre l'80%. Dalla sinistra alla destra, quasi tutti votarono quella formula del 68, del nuovo articolo 68. Siamo nel 1993. E poi che cosa è successo? E poi è successo quello che c'è nella copertina di questo libro, che voi ritrovate, è successo la vicenda delle monetine a Craxi, no? E lì fu la fine. Il giorno dopo dovete leggere se vi va, che cosa hanno fatto questi signori. Erano come le mosche, sapete quando da bambini mettevamo le mosche nel bicchiere capovolto, impazzivano perché mancava l'aria, sbatteva, e erano diventati così, non hanno capito più niente. Dopo quella vicenda non c'era più nessuna logica, nessun ragionamento. Approviamo, facciamo meno, così finisce lì la autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 68. Noi ci portiamo ancora oggi quelle conseguenze, ci stiamo portando dietro quello che leggiamo, quello che vediamo. Tiziana e io non avevamo certo bisogno del libro di Sallusti e Palamara per dire, lo dicevamo 30 anni fa già queste cose, sapevamo perfettamente, chi fa il nostro mestiere conosce bene quella realtà. E lì, quando un potere deborda e va oltre i confini, le regole che le istituzioni prevedono, non lo rimetti più dentro. Cioè, il dentifricio, quando
dentifricio esce dal tubetto non lo rimetti più dentro, infatti non lo si è più messo dentro. Chi occupa potere non è disponibile a lasciare quel potere che ha occupato a rientrare nell'alveo della normalità. La normalità. Che cos'è la normalità? La normalità è quella che c'è in Europa. Noi non chiediamo nulla di particolare. Angela sa perfettamente che la Fondazione Einaudi e l'Unione delle Camere Penali 4 anni fa hanno depositato un disegno di legge popolare in cui noi vogliamo e prevediamo ad esempio il doppio CSM. Ce ne guardiamo bene dal dire vorremmo il PM sotto il controllo del governo. Eppure non diremmo una bestemmia, perché appena andiamo lì dove si è votato ieri c'è unico altro paese dove c'è la cabina unica, ma con questo dettaglio che il PM è intervenuto, vi ricordate il processo Sarkozy, è intervenuto il PM e diciamo, non si va avanti, e noi il ministro, che mi pare il presidente Zanon era prima il ministro della giustizia, ora il ministro degli interni, se vado a memoria, no? In Francia mi pare, comunque non si va avanti, basta, si chiude qua. Dunque non avremmo detto una cosa che, però noi abbiamo detto no, lasciamo un doppio GSM, si cominci la carriera separatamente, si prosegua, chi accusa accusa, chi difende difende, chi giudica è terzo. Che cos'era questo? Era il completamento logico dell'articolo 111 della Costituzione come è stato riformato, manca l'ultimo passaggio al 111 che è quello che stiamo dicendo, eppure questo non è stato possibile in 30 anni. Faccio una notazione più politica, poi Lorenzo credo che ci torneremo, ci sono tante cose da approfondire, anche questioni tecniche, qua siamo in un tavolo di tecnici di primo ordine, per cui possiamo discutere anche di questo. E la notazione più politica è questa: io a un certo punto, quasi all'inizio del libro, parlo dello scioglitore. Lo scioglitore è noto a Tiziano, no? Era Oscar Luigi. Era Oscar Luigi Scalfaro, no? Che all'epoca, voi siete tutti troppo giovani, no? Ma all'epoca iniziò una battaglia feroce contro il leader nascente di quello che con un orrendo termine si chiama centrodestra, cioè Berlusconi, orrendo sia centrodestra che centrosinistra, sono le due grandi anomalie italiane, ormai poi magari ci torniamo su questo, mi scaglio quotidianamente contro questa moneta falsa che avete in tasca, se voi mettete una mano in tasca trovate una moneta falsa che vi portate da 30 anni, si chiama centrodestra e centrosinistra. Io in genere sfido chiunque, e sono pronto a scommettere con chiunque di voi, se mi dite in quale paese europeo degli altri 26 esiste qualcosa come centrodestra e centrosinistra. Esiste quello che esiste, che ieri avete visto in Francia, che ieri avete visto in Germania, esiste una destra più o meno radicale, una sinistra più o meno estremista, un centro quasi sempre liberale che si possono alleare o meno, ma centrodestra e centrosinistra sono quello straordinario venditore che conosciamo e che conoscete, ha potuto spiegare in Italia che c'è la curva Inter contro Milan. Però che cosa ha comportato quel discorso? Che quando lo scioglitore decise di fargliela pagare e sciolse quel Parlamento, e tu c'eri quel Parlamento, quell'altro ha vinto le elezioni. Nonostante il tram sferragliante di fronte al Palazzo di Giustizia di Milano e Brosio che aspettava il politico che entrava e poi usciva in maniera con le manette eccetera, erano le televisioni di Mediaset, quello là, quel signore che ha montato e ha cavalcato quell'onda, poi ce lo teniamo da 30 anni, in vari ruoli, maggioranza, opposizione eccetera. Ora magari i miei amici mi dicono ma tu sei troppo critico, no, faccio anche qui un'analisi, nessuno mi può accusare di essere schierato da una parte o dall'altra, cioè sono schierato da una sola parte, quella di liberare, non mi riconosco in nessuno degli schieramenti, come avrete capito, dei partiti che ci sono attualmente, però queste sono delle analisi che vanno fatte. Dunque nemesi storica, vince, perde lo scioglitore che ha voluto tenacemente lo scioglimento di quel Parlamento, cioè l'allora Presidenza della Repubblica, vince il suo nemico e da 30 anni il suo nemico ce lo teniamo, poi succedono cose del genere. Allora occorre rientrare in Europa sul tema giustizia, quando
con Lorenzo, se Lorenzo vorrà, su questo dobbiamo tornarci, vorrei tornarci, bisogna rientrare in Europa anche sulla politica, quella della quotidianità. Mi fermo qua perché non so quanto parlare. Stimolante e interessante, ha ricordato peraltro un tema che abbiamo affrontato qui, cioè due settimane fa avevamo ospiti Sallusti e Palamara a presentare il loro libro insieme all'Avvocato della Valle. E anche qui lasciate parlare l'autore. Secondo la relazione ricorrente, i magistrati italiani sarebbero tutti e 9.000 pienamente imparziali, privi di proprie posizioni etiche e politiche, esecutori senz'anima delle norme, pure puri come le sacerdotesse del tempio di destra. La realtà dimostra invece che ogni gruppo di individui ha al suo interno eccellenze, mediocrità e devianze. L'ordine giudiziario non fa certo eccezione. L'assenza di qualsivoglia forma di responsabilità e valutazione anche solo professionale e la riforma costituzionale del 93 hanno cagionato gravi distorsioni all'ordine democratico costituzionale e, non essendo un romano, dovevo citare sempre la fine del volume perché racchiude tutto. Allora, quando il rapporto tra poteri dello Stato diviene conflitto, per i cittadini ne arrivano solo pregiudizi. Nel solco del principio di divisione dei poteri cammina e si evolve una democrazia. È manifesto infatti che lo spirito di leale collaborazione tra istituzioni rimarrà alla carte finché non vi saranno confini a proteggerne la reciproca indipendenza. Nel 1993 il confine a tutela della politica è caduto. Facciamo sì che non sia per sempre. Tiziana, a te. Grazie, ottimo progetto, complimenti Giuseppe. E grazie a Lorenzo Maggi, grazie a voi che siete qui e grazie per l'invito. Devo dire che in un mondo liberale come il mondo radicale a cui io appartengo, io mi sento sempre a mio agio, molto di più che in qualche sede di partito, di qualunque partito si tratti, ormai non so neanche più di che partito sono, ma comunque sicuramente appartengo alla cultura liberale, alla nostra cultura. Questa sera io mi sarei assunta il compito, senza informare Maggi, di fare un po' la testimone del tempo, perché siccome io c'ero, ho pensato anche che possa essere di qualche interesse raccontare come eravamo, raccontare quello che facevamo. Io ad esempio, tanto per cominciare, mi sono presa anche un po' di appunti, perché ovviamente la memoria alla mia età non è proprio freschissima. Io ero in consiglio comunale a Milano, facevo la consigliera radicale, ero stata eletta con un movimento antiproibizionista, la sera in cui è arrivata la notizia dell'arresto di Mario Chiesa. E quindi eravamo in piena Prima Repubblica, ma è stato anche quello l'ultimo consiglio comunale della Prima Repubblica per l'appunto. Naturalmente era un consiglio di gente povera, non era come adesso, c'erano due ministri, un sottosegretario, il capogruppo alla Camera, nell'onorevole del Benino del Partito Repubblicano, poi la sinistra, cioè il PD, che forse si chiamava PDS, aveva, non so, Massanini, Chico Testa, insomma c'erano persone anche di destra, c'era Staiti in Podia, era un consiglio. C'era ancora di Marcotti, forse ancora c'era il consiglio Marcotti. No, Marcotti no, però c'era Umberto Bossi, non penso. C'era Umberto Bossi anche come consigliere comunale. Io ero all'opposizione, oltre ai pochi all'opposizione, a parte quelli del movimento sociale, di cui non c'era più la giunta di centro-sinistra ma di centro-destra, non c'erano più gli interi, ma poi insomma. Comunque è seminato il panico questa notizia, no? E eravamo lì. Poi nello stesso tempo, poi ci siamo autosciolti nel 93 e nel 92, no, autosciolti nel 93, ma nel frattempo nel 92 sono anche stata eletta in Parlamento e quindi io ero anche in Parlamento. E era il Parlamento degli autoconvocati di Pannella, cioè era il Parlamento degli inquisiti, veniva chiamato così, o anche quello degli autoconvocati. Alle 7 del mattino tutti andavano, io personalmente no, non ci andavo perché non mi piaceva alzarmi alle 7 del mattino e anche perché non avevo particolari problemi di ordine giudiziario, perché i miei colleghi, cioè questo Parlamento degli inquisiti era fatto di persone
sarebbero andate, anche tu dicevi prima, avrebbero votato qualunque cosa, ma sarebbero andati con chiunque. Tu vedevi dei democristiani che andavano a pietire la pannella alle 7 del mattino, democristiani, di tutto, c'erano socialisti, comunisti, socialdemocratici, di tutto, perché speravano che qualcuno li aiutasse a andare in galera, perché il problema di quel Parlamento era questo: andremo o no in carcere? Innocenti, colpevoli, moltissimi che sono stati inquisiti all'epoca, sono stati poi assolutamente assolti. Però non dobbiamo dimenticare noi, per inquadrare bene come si è arrivati a quel voto del 93 a cui anch'io ho partecipato, mi dichiaro colpevole, si è arrivati dopo un anno, 1992, che era stato l'anno di Tangentopoli, ma anche l'anno delle stragi di mafia, e non va dimenticato anche questo, perché ha prodotto delle sciagure dal punto di vista dello Stato di diritto, la questione delle stragi di mafia. C'erano state appunto le stragi di mafia, uno Stato che non era assolutamente in grado, non era capace di affrontare neanche il problema dei latitanti. I boss mafiosi erano tutti latitanti all'epoca, non era capace di farli arrestare, poi naturalmente con i pentiti c'è riuscito. E quindi che cosa ha fatto? Non essendo capace di usare le proprie forze dell'ordine, l'intelligence, eccetera, per sconfiggere la mafia, ha fatto le leggi speciali. Quindi quegli anni, 92-93, vanno inquadrati anche dentro questa questione delle leggi speciali, che non ci hanno mai abbandonato, perché naturalmente io ho qui ai miei fianchi due tecnici del diritto eccezionali, e ho anche il vicepresidente della Corte Costituzionale che sa di che cosa sto parlando, perché il famoso decreto Scotti-Martelli, che ha creato i reati ostativi e l'ergastolo ostativo in particolare, è nato nel 1993, è nato allora, e fu un decreto, fu una legge speciale, furono leggi speciali. Addirittura ci fu un altro provvedimento, durante una notte fu fatto un provvedimento del governo per far riarrestare dei mafiosi che erano stati scarcerati per una questione di quelli che la gente chiama cavilli, ma non era un cavillo, era una questione procedurale, e sacrosanta, per cui sono stati scarcerati, hanno fatto un provvedimento d'urgenza per farli riarrestare. Cioè si faceva quello, ma quella era l'impotenza dello Stato. Adesso sull'ergastolo ostativo, come sapete, che la Corte Costituzionale ha dato al Parlamento un anno di tempo, il Parlamento ha prodotto, secondo me, un mostriciato, adesso vediamo, perché a maggio c'è questa scadenza, un anno di tempo, perché era una legge incostituzionale, ma ci sono voluti 30 anni, caspita, per capire che era una legge incostituzionale. Quindi tutto questo succedeva, e io ho visto il Presidente, che era Presidente della Camera all'epoca, Giorgio Napolitano, piangere mentre leggeva la lettera di Sergio Moroni, il deputato socialista che si era suicidato. E si era suicidato per un'informazione di garanzia. Adesso li chiamano avvisi, si chiama informazione in realtà, perché sembrano quasi diventati degli avvertimenti. Avvertimento di garanzia, no? Quindi in questo quadro un Parlamento di inquisiti, arresi, disperati, ha votato la modifica dell'articolo 68, l'ho votata anch'io. Perché l'ho votata? Io non ero né disperata né arresa né niente, ma perché? Perché non potevo più di vedere su quel tabellone della Camera il pallino di un colore diverso che era sempre il mio, perché io ero radicale, ero stata eletta con la Fondazione Comunista, che poi mi ha espulso dopo un anno, perché ovviamente eravamo abbastanza incompatibili, quindi ero un gruppo misto all'epoca, non dovevo rispondere a nessuno, ma non ne potevo più. Eravamo veramente, veramente disperati in questo senso, anche disperatamente conformisti, nel senso che bisognava, c'era Scalfaro e Violante, no? Bisognava fare quello che avevano deciso Scalfaro, che aveva proposto la commissione speciale, e Violante, che era il primo firmatario della legge dei fondi. Tu prima hai spiegato molto bene, Giuseppe, questa cosa del fatto che nella decima legislatura si era veramente esagerato. Però, secondo me, questa controriforma nasce non soltanto da quel fatto, ma nasce anche proprio dal volere del pool di Tangentopoli, del pool Mani Pulite. Cioè, si prendevano gli ordini, io vi voglio dire soltanto
tolto una cosa, infatti ho detto a Giuseppe fai un prossimo libro anche su questo. Nel corso degli anni, da allora, il, chiamiamolo partito dei PM in modo con un genere giornalistico, ha fatto fuori i seguenti ministri di giustizia. Martelli, con un'informazione di garanzia. Consol, con la bocciatura del suo decreto, e guardate che povero professor Consol, persona degnissima, è stato coinvolto in tutta la questione del famoso processo trattativa di Palermo, come quello che voleva scarcerare i mafiosi togliendo loro il 41 bis. Biondi, nel 194, decreto, il famoso decreto Biondi sulla custodia cautelare. Vi dico soltanto una cosa su questo perché non amo parlare, perché ci litighiamo su Berlusconi e lui eccetera, non voglio. Pensate soltanto una cosa, che su 1300 erotti scarcerati, meno del 10%, dopo il ritiro del decreto, lì mi sono opposta, mi sono proprio opposta al ritiro, sono stati rincarcerati. Quindi il famoso PUC dei pubblici ministeri di Milano, che è andato in televisione con la barba lunga a dire se non ci consentite di arrestare non possiamo più lavorare, quando il decreto è stato ritirato non è che li hanno rimessi in carcere. Perché non li hanno rimessi in carcere? Meno del 10%, di cui solo una quarantina, perché poi naturalmente erano usciti per imputati di qualsiasi tipo di reato. Quindi tutto questo, poi dopo Biondi, Mancuso, fatto fuori addirittura dalla sinistra che lo aveva messo lì, anche con una cosa veramente orribile, perché hanno fatto per la prima volta il Parlamento ha fatto una mozione di sfiducia individuale al ministro. E l'hanno cacciato perché? Perché aveva mandato gli ispettori di Milano, ecco perché l'hanno cacciato. Poi c'è stato Caglianiello per 3 mesi e Flick. Il povero Flick veramente è stato, non so se voi ve l'avete ricordato, era il 1998, no, voi siete tutti anziani come me, non potete ricordare. C'era in corso la bicamerale, perché hanno fatto fuori due bicamerali anche, quella di Vita e Vita e quella della bicamerale D'Alema, e improvvisamente il pubblico ministero di Milano, Gerardo Colombo, fa un'intervista al Corriere della Sera e dice che la storia italiana era tutta storia criminale. E quindi attraverso questa ricostruzione, un attacco violentissimo al ministro Flick, che dopo una serie di, prima hanno dato torto a Colombo, poi dopo, insomma, il fatto sta che Colombo l'ha vinta e poi un Flick è stato fatto fuori. Quindi hanno fatto fuori anche due bicamerali. Io vorrei concludere questa parte di ragionamento dicendo questo. La questione della immunità parlamentare faceva parte del problema dell'equilibrio tra i poteri, come ha spiegato molto bene l'avvocato Benedetto, no? Faceva parte del problema. Questo equilibrio tra i poteri è saltato attraverso tutte queste cose che vi ho adesso elencato. Attacco al Parlamento, vendetta politica nei confronti del Parlamento e dei parlamentari. Attacco ai ministri della giustizia che non potevano avere l'autonomia, che tra l'altro è l'unico ministro citato in Costituzione, non poteva avere l'autonomia di fare il suo mestiere se non dando ascolto o prendendo addirittura ordini dai vari pool e dal partito dei pubblici ministeri. Quindi l'equilibrio tra i poteri è saltato completamente. In mezzo ci potremmo fare tutto un ragionamento su tutto l'ordinamento italiano, su tutti i problemi che ci sono, che sono appunto che sono l'obbligatorietà dell'azione penale, il problema della separazione delle carriere, il problema dei reati associativi che molti non ricordano, io che mi occupo tutti i giorni anche di questioni, perché guardate che l'amministrazione della giustizia in Italia viene il modo, il luogo e le occasioni in cui viene peggio amministrata è proprio nei paesi del sud, nelle regioni del sud e sulla questione dei processi. Guardate che quello che sta facendo il procuratore Gratteri in Calabria col maxi processo, 300-400 persone, perché lui deve diventare il nuovo Falcone,
ma metti insieme, io voglio vedere quei giudici del tribunale come fanno a giudicare 300 persone, dove poi ci mette dentro l'avvocato, perché questo sarebbe un altro discorso da aprire, che è quello sugli avvocati, sulla questione che l'avvocato è sempre identificato con l'assistito e quindi anche con il reato, per dimostrare che la 'ndrangheta è una 'ndrangheta anche di colletti bianchi. Siamo sempre lì, siamo sempre nel filone della vendetta nei confronti della politica. E quindi siamo arrivati a un assalto al Parlamento con l'immissione dei Grilli, Beppe Grillo e dei suoi amici, che hanno fatto tre cose che sono veramente, ci hanno fatto sprofondare nel degrado più assoluto: il taglio del parlamentare, questo parlo anche tu, l'assalto ai vitalizi, io sono una vittima, quindi non posso parlarne diffusamente perché sennò mi incazzerei anche leggermente per chi l'avevo ridotto del 40%, ma loro il luogo volevano gli scalpi, no? Volevano gli scalpi degli ex parlamentari dicendo distruggeremo, aboliremo. E la terza è la famosa legge spazzacorrotti. E qui siamo arrivati a toccare il punto più basso, siamo partiti dal 92-93, siamo arrivati al 2019-2020, la legge spazzacorrotti finalmente sono riusciti addirittura ad equiparare il politico, l'amministratore che compie reati o che è imputato o indagato o imputato di aver compiuto reati contro la pubblica amministrazione al terrorista e al mafioso. E qui abbiamo chiuso il cerchio. Siamo partiti con l'assalto, con la vendetta alla politica e siamo arrivati ad equiparare il politico al mafioso. Mentre aspettavo l'avvocato Benedetto, prima guardavo sul cellulare le notizie, ho visto una dichiarazione del dottor Nino Di Matteo, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, che io sono un'estimatrice della ministra Cartabia, e chiudo la parentesi, che accusa la riforma della ministra Cartabia di essere una riforma sciagurata, che mi sono anche annotate perché mi segno sempre tutto, ha detto che è una pericolosa rivalsa sulla magistratura, è un vero regolamento dei conti. Quindi ci si accusano i parlamentari e la classe politica di volersi vendicare. Vendicare di che cosa? Di quello che loro hanno cominciato a fare nel 1992, poi con le leggi speciali, le leggi costituzionali e via dicendo, e in tutto il far fuori i ministri, grazie Lorenzo, grazie dell'invito. Quando Lorenzo mi ha proposto di venire a parlare di questo
piacere, perché per una serie di ragioni, insomma, primo perché credo anch'io che le garanzie, le guarentigie, come si dice in termine lesso, parlamentari siano al cuore dello Stato di diritto, della divisione dei poteri e degli equilibri tra i poteri. E secondo, per una ragione personale più stretta, io non sono un testimone parlamentare come Tiziana Maiolo, però quando cominciamo a studiare nei primi anni 90, ero un giovane ricercatore, il primo tema che frequentai, cominciai a scrivere, a occuparmi, fu esattamente quello dell'immunità parlamentare. E quindi ho sempre pensato, sempre assistito con lo sgomento alla caduta verticale di prestigio e di autorevolezza del Parlamento, della classe parlamentare. Ho sempre pensato che sia veramente triste rendersi conto che i nostri concittadini, nella stragrande maggioranza, non sappiano che il Parlamento è il luogo principale delle nostre libertà. Cosa ci pensate? Se voi chiedete a chiunque abbia in mente qualche cosa del giuridica, chi sono i custodi dei diritti degli individui? Mi rispondono, secondo la mainstream corrente, mi rispondono che cosa? I giudici, ovviamente. Ma in realtà nella storia istituzionale, politica, delle nostre istituzioni europee, occidentali, è il Parlamento che è nato come luogo di difesa, di creazione e di difesa delle libertà dei cittadini. Che si sia dimenticato questo e che una serie di vicende che non riguardano solo l'Italia, tra l'altro, ha portato a, purtroppo, come dicevo, una caduta verticale del prestigio dell'istituzione parlamentare ed è questo uno degli enormi problemi che abbiamo ancora adesso. Le immunità parlamentari, così come i costituenti le avevano disegnate, non erano considerate dei privilegi individuali dei parlamentari, come è stato detto, ma sono delle immunità funzionali a consentire la libertà del Parlamento, tant'è vero che il parlamentare singolo non ne dispone ancora adesso, perché è rimasto, non è il suo potere, non può rinunciare all'insindacabilità parlamentare, come tanto si dice, che è una questione che riguarda l'istituzione parlamentare e non il singolo. Ma veniamo al caso dell'autorizzazione a procedere. L'autorizzazione a procedere era esattamente prevista, questo il libro lo spiega attraverso riferimenti al e poi i riferimenti compartistici, esattamente per proteggere la libertà del parlamentare non più dagli attacchi del potere esecutivo come in passato, ma da possibili lesioni alla libertà valutativa e di autodeterminazione del rappresentante politico da parte appunto della magistratura. Tant'è vero che si diceva, quando esisteva l'autorizzazione a procedere, che uno dei criteri per giustificare l'eventuale diniego a procedere, di fronte a una richiesta proveniente dalla magistratura, era il cosiddetto fumus persecutionis. Fumus persecutionis voleva dire riscontrare oggettivamente negli atti giudiziari provenienti dalle procure una volontà di nuocere, come dire, a prescindere dall'esistenza di una fattispecie di reato o dalla probabilità della commissione di un reato, ma del desiderio di nuocere in termini quasi politici nei confronti del parlamentare. Quindi, insomma, è evidente che la eliminazione radicale dell'autorizzazione a procedere ha prodotto gli squilibri di cui ragiona il libro. E vi volevo raccontare un paio di episodi che secondo me testimoniano bene il clima di cui si è parlato fino adesso. Il primo episodio è che mi hanno coinvolto personalmente, sia pure non a livello di allora era parlamentare e disse direttamente l'approvazione della legge costituzionale. Primo episodio è il fatto che quando ci fu il diniego di autorizzazione a procedere per il caso di Bettino Craxi e di Severino Citaristi, cosa fecero le Camere? In quei casi li fecero, di fronte alla richiesta di autorizzazione al procedimento penale, che era stata presentata per due gruppi di reati, da una parte illecito finanziamento ai partiti e dall'altro reato di corruzione. Senato e Camera, in entrambi i casi, se ricordo bene,
fecero una sorta di spacchettamento della richiesta di autorizzazione a procedere, votarono contro la richiesta di autorizzazione a procedere per il reato di corruzione. Che cosa accadde sul piano istituzionale che coinvolse la Corte Costituzionale? Anche questo, fu presentato un ricorso per conflitto tra poteri da parte della Procura di Milano. La Procura di Milano si rivolse alla Corte Costituzionale presentando un ricorso e non potendo difendersi personalmente di fronte alla Corte, incaricò Valerio Onida, professor Onida, di difendere tutta la Procura stessa di fronte alla Corte. Io in quel periodo lavoravo in studio con il professor Onida e quindi mi trovai, pur essendo un giovane ricercatore del tutto alieno da quel tipo di idee, diciamo, mi trovai a dover argomentare, aiutare il titolare dello studio ad argomentare le ragioni della Procura. Poi andai a Roma, assistetti all'udienza, dall'altra parte le Camere erano autorevolissimamente difese, perché dall'altra parte c'erano colleghi costituzionalisti, c'era addirittura Federico Sorrentino e adesso non ricordo più un altro avvocato che difendeva la Camera. Fu una discussione molto interessante che si concluse poi con nulla di fatto, perché nel frattempo fu approvata esattamente la legge costituzionale che eliminava l'autorizzazione a procedere. La Corte rispose sostanzialmente con una sentenza di improcedibilità, quindi non si pronunciò ovviamente sul merito del problema, perché la Procura lamentava che il Parlamento, avendo spacchettato la richiesta di autorizzazione, avesse invaso la sfera di competenza della magistratura, consisteva nel valutare giuridicamente i fatti. Ovviamente le Camere si difendevano rispondendo che non era così, ma poi fu approvata la legge costituzionale, cessazione, potremmo dire, della materia del contendere, pronuncia di improcedibilità. Secondo episodio, che è ancora più significativo, a un certo punto il mio professore di università fu, e allora era Gustavo Tagliabelschi, fu richiesto di partecipare a una trasmissione radiofonica. Eravamo nel mezzo del procedimento di formazione di questa legge, episodio che raccontava Tiziana Maiolo, e quella trasmissione sulla RAI, mi pare si chiamasse Radio Anch'io, qualcosa di simile, era condotta da Lilli Gruber, che all'epoca stava qui. Mio professore ritenne di non partecipare, non so, aveva un impegno, mi disse: vai tu. Come io, giovane ricercatore, quando parlano di questo tema così delicato, c'erano gli ascoltatori inferociti che telefonavano contro l'aria, castici. La mia posizione era una posizione del tutto diversa, ma del tutto ingenua, da giovane studioso. Io dicevo: ma insomma, perché buttare l'acqua sporca con il bambino? Il bambino era la difesa della libertà parlamentare. L'acqua sporca erano i casi in cui, soprattutto nella legislatura precedente, il Parlamento aveva dato risposte brutte, cattive, ingiustificabili. Diciamo, come si può rimediare? Ma perché non si bisogna togliere la garanzia? No, si potrebbero fare, per esempio, riforme interne ai regolamenti parlamentari, elaborare, come dire, dei criteri per la concessione o il diniego delle autorizzazioni a cui attenersi, approvarli all'inizio della legislatura, in modo da non cambiare poi atteggiamento a seconda del, secondo se il parlamentare in questione è un amico o un nemico. Insomma, tutta una serie di ipotesi, ovviamente molto astratte da studioso, che non tenevano conto del clima di cui appunto ci raccontavano gli amici. E ricordo che in quella trasmissione, la cosa mi stupì molto, era presente un collega costituzionalista parlamentare, Silvano Labriola, che era, se non sbaglio, vicepresidente di uno dei socialisti. Di uno è un socialista, voglio dire, e io mi aspettavo, non dico di avere solidarietà, ma mi aspettavo un atteggiamento critico, preoccupato. Invece era uno dei più acerrimi sostenitori di questa necessità di fare questa revisione radicale, questo cambiamento totale. E io mi stupii molto e ovviamente timidamente provai ad argomentare, venne subissato considerazioni malevole un po' da tutti, dagli ascoltatori che telefonavano. Qualche anno dopo incontrai il povero Silvano Labriola, che nel frattempo è mancato, il quale
poi aveva finito la sua carriera politica, era tornato all'università e io gli ricordai questo episodio, lui mi disse sì, guarda, lo so, mi sono reso conto, avevi ragione tu, ma sai, allora non potevamo proprio fare nulla di diverso. E questo mi ha colpito molto, perché coincide con questo racconto che è stato fatto. Certo, che dire a questo punto, è realistico pensare a una revisione costituzionale che possa restaurare questo equilibrio? Sentite, tutto passa a mio modo di vedere, io ripeto, sono difensore dell'autonomia del Parlamento, credo nell'istituzione parlamentare, penso, come dicevo, che sia un luogo centrale delle nostre libertà, ma credo anche che il Parlamento debba fare tanta strada per recuperare autorevolezza. Di autorevolezza e di prestigio passa attraverso le persone, passa attraverso la composizione di questo Parlamento. Quindi io credo che, non saprei dirvi come, ma una legge elettorale seria che consenta davvero di scegliere persone che hanno delle capacità, delle volontà, degli ideali, fondazioni o scuole che consentono a costoro di fare un corso sonoro, un serio, perché la politica è un mestiere, è il più nobile dei mestieri, ma anche il più difficile dei mestieri. Non si può improvvisare dall'oggi al domani essendo scelti con un click da qualche oscuro organizzatore. Fino a quando la classe politica non riuscirà a ritrovare uno standing degno di questo nome, sarà molto difficile per reclamare il ritorno a un equilibrio istituzionale che trovi anche nelle norme scritte un riscontro. Però certo questo è un obiettivo che passa anche attraverso interventi sul sistema giudiziario, riequilibratori, però appunto come si vede una riforma come quella in gestazione scatena tutta una serie di obiezioni che fa pensare che c'è un referendum che abbiamo considerato ammissibile, quello sulla separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri, che non è la separazione delle carriere, è la separazione delle funzioni, ma ancora molto più limitata e più semplice, però potrebbe essere dal punto di vista culturale una cosa importante per incamminarsi in una certa direzione. Insomma, questo primo giro che dire. Mi colpisce molto che si torni a ragionare di quella stagione. Evidentemente questo trentennio ha prodotto enormi guasti, chissà che non abbia anche passare del tempo, non abbia anche prodotto la volontà, i gruppi sia pur ristretti, limitati, ma che sono quelli che devono diffondere questa sensibilità e questa cultura, anche l'occasione di ripensare, rifondare, ritornare alle origini di certe scelte e ricostruire gli equilibri di uno Stato di diritto vero, non quello di cui si parla certe volte un po' a sproposito. Fatto di vedere un autore come Sabino Cassese, che fa la prefazione a questo volume, e poi pubblica in questi giorni proprio un libro sullo strapotere dei giudici, fa pensare che forse c'è una certa sensibilità culturale sta cambiando e forse, chissà, dopo questi 30 anni così oscuri, la luce in fondo al tunnel si possa vedere. Questo è per ora quello che vorrei che volevo dire. Grazie. Quando una persona è soggetta alle indagini e un deputato avversario, la parola d'ordine è dimissioni. Nel momento in cui invece è un proprio esponente, si diventa trucca autogarantista. Non si può essere un periodo alterno, perché la Costituzione della Repubblica è garantista tutti i giorni. E questa, che è una grande citazione,
La cultura del sospetto non è l'anticamera della verità, è l'anticamera del comunismo. Credo che dopo il primo giro di tavolo, l'autore magari integra prima una parte della relazione e poi lasciamo spazio a eventuali domande. Giuseppe, prego. Grazie, brevemente. Posso solo chiedere di avvicinare il microfono? Se non brevemente, perché se ci sono domande sicuramente. Allora facciamo un'altra citazione, quella che c'è nella prima pagina del libro, no? In onore di Tiziana Maiori, del suo essere lei. Il nostro compito per non essere antipopolari e di essere semmai impopolari in alcuni momenti. Viva la Costituzione Repubblicana, viva l'articolo 68, viva il Parlamento che saprà difenderlo. Marco Pannella, ovviamente. Ecco, questi uomini ci sono stati anche nei momenti più bui. Io devo complimentare con il vicepresidente, io non lo conoscevo personalmente. Dicevo chi era Zanon, non lo conoscevo personalmente, ha detto delle cose coraggiose, in genere chi ricopre ruoli come suoi tende ad estraniarsi, ha detto delle cose sagge e anche coraggiose, e questo gli fa sicuramente onore. E veda, Presidente Zanon, come se ne esce. Mi interesserebbe un passaggio suo, in questo sono un po' perfido nel chiederglielo, su quanto lei ha detto sulla legge elettorale, no? Perché dice, siccome siamo assaliti come fondazione in Audi, no? Da chi ci chiede un intervento sulla legge elettorale, io credo e temo che nulla sarà fatto in questa legislatura, però sapere da un giurista di Laide, del professor suo livello, come pensa di poter coniugare una legge elettorale che consenta doverosamente con quanto sentiamo dire da 50 anni per questa parte sul sistema delle preferenze, è una delle cose che mi intriga di più, ma proprio intriga dal punto di vista intellettuale, no? Vorrei capire su questo, per esempio, visto che lei lo ha accennato, il discorso della legge elettorale, il suo pensiero. Sull'altra questione, invece, ho detto prima, noi facciamo la Fondazione Einaudi, la più antica fondazione italiana, compie 60 anni. E da 40 anni facciamo la famosa scuola di liberalismo, quest'anno ha più di 150 iscritti pagati. Tutti mi vengono a dire a ogni conferenza sul libro, facciamo 3 a settimana, le scuole di partito, c'era le Frattocchie, la Gioventù Liberale, la scuola della DC, le conosco benissimo. Ma non credo sinceramente che possa essere un ritorno a quell'epoca. La formazione di quella classe dirigente che auspica il Presidente Zanon avviene in altro modo, a mio avviso. Noi oggi abbiamo i migliori, e lo diceva Martino, 2 giorni prima di mancare la fondazione finale, io esprimo questo, oggi giovani validi, bravi, e ti dicono, capito, io sto partendo, McKinsey, vado a Londra, vado a London Shore, non ho modo e tempo di dedicarmi a, e alla fine è chiaro che chi resta e chi si dedica a, magari non è l'eccellenza del campo, no? Anche questo dobbiamo dircelo. Quando Tiziana Maiori ha fatto, ha beccato una sfizia di ministro della giustizia, la battuta era facile, no? Su quell'ultimo ministro della giustizia, che mestiere faceva prima di fare il ministro della giustizia, no? Ci siamo trattenuti dal fare la battuta sul penultimo ministro della giustizia. E allora ci vuole altro. I tempi non possono essere, i tempi non possono essere brevi. Ho fiducia che, e anche qui c'è un altro ottimismo, Lorenzo, che tra il 2023 e il 2024 qualcosa possa avvenire. Perché cito il 2024? Perché nel 2024 c'è un rinnovo del Parlamento Europeo che mi auguro, se questi si sbrigano, visto che abbiamo ormai poche settimane di tempo, possa essere fatto su liste transnazionali. Quello cambierà moltissimo, perché l'idea che finalmente l'Italia, anche l'Italia si possa votare,
secondo l'indirizzo politico, ideologico, culturale del mondo, per le tre grandi famiglie europee, no? I socialisti, i liberali, i popolari, ci fa diventare più europei, no? Ma che senso ha quello che stiamo vivendo, Presidente, in cui siamo in Italia l'unico paese dell'Europa in cui c'è un partito che ha ricevuto un terzo dei voti degli italiani, un terzo, cioè qui dentro un terzo dei presenti ha votato quel partito, e non tutti mi dicono di no, non si trova ci stanno, che nel corso della stessa legislatura, fa una maggioranza che cresce a destra, poi fa una maggioranza a sinistra e ora sta cercando di fare qualche cosa al centro, no? Questa cosa non ha uguali da nessuna parte in Europa. Io mi relaziono sempre con l'Europa per questo, non sono fissato. Io dico al mio amico Giacalone, che qui è di casa e che è, come dire, innamorato dell'Europa, io dico il mio è interesse, è un matrimonio di interesse, ancora primo che d'amore, Davide, per cui io sono europeo per interesse, no? Questo è il nostro interesse. Allora, che ci possa essere questo, aiuta a cambiare. Che possiamo essere noi europei a esprimere, perché Presidente Zanon, la classe politica non è né migliore né peggiore della società che noi esprime, è lo specchio fedele di quella società. Non ci illudiamo che noi eleggiamo i peggiori e noi siamo i migliori, è lo specchio della società che noi esprime. Per cui dubbio è qualunque tecnicismo, io sono un tecnico, cioè la legge elettorale la studio, non è che insegnata, eccetera, non figurarsi, capisco bene quali sono le ricadute di una legge elettorale piuttosto che di un'altra, ma continuo a dubitare che se non si arriva, Lorenzo, a questa rivoluzione, che è rivoluzione culturale, che in natura di rivoluzione culturale si possa arrivare magicamente attraverso le scuole di partito, la formazione dei giovani, eccetera, almeno la formazione quella intesa delle scuole, appunto, di Maria, si possa arrivare ad avere un'altra classe dirigente. Abbiamo toccato il fondo come classe dirigente, me lo auguro, io mi auguro che con questa legislatura si sia toccato il fondo, certo qualche timore ce l'ho, è difficile andare oltre, ma sapete, al peggio non c'è mai fine. E non stiamo dando grande prova scienze, io non credo che nel centro-destra e nel centro-sinistra, per parlare di questi due falsi, ci sia in questo momento una riflessione profonda di come fare per migliorare. Io conosco quali sono le riflessioni di queste settimane, di questi mesi, cosa stanno pensando i leader del centro-destra e del centro-sinistra, non hanno proprio le sue stesse preoccupazioni, se posso permettermi, no? E allora l'Europa anche in questo caso è un'ancora a cui dobbiamo aggrapparci, a mio avviso. Quello che è avvenuto anche ieri in Francia è un filo di speranza, quello che è avvenuto di metà mattina in Germania, quello che avviene sempre nei paesi europei, ci fa intendere che c'è un'Europa che è cosa diversa dalla nostra Italia, dal nostro provincialismo, dalle curve di tifosi che da 30 anni ammorbano questo paese. Speriamo sul fatto che non si sia toccato, che sia toccato il punto più basso, che venga smentita la legge di Martino, che come sa aveva enunciato negli ultimi, insomma, nell'ultimo periodo in cui faceva attività pubblica, che era più o meno la descriveva così: ogni legislatura è migliore della precedente e peggiore, è contrario, è peggiore della precedente e migliore della successiva. Quindi speriamo che sia una profezia del più grande liberale italiano, sicuramente negli ultimi 40 anni smentita. Credo che ci sia spazio per le domande. Dottor Andreassi, prego. Arriva il gelato. La ringrazio. Il segretario comunale del comune, le chiedo gentilmente di magari di alzarsi, così almeno la sentiamo meglio. Grazie. Mi sentite? Sì, magari vieni qua, diciamo che inquadrare. Grazie. Allora, mi sentite, sì. Io ho due ricordi della crisi politica. No, mi sa che non funziona. Sì. Allora, ho due ricordi della crisi politica del 94. Uno del fatto che si diceva che le testate giornalistiche maggiori concordavano tra loro i titoli. E tra quei direttori c'era anche Paolo Pulini, che poi oggi è felicemente direttore di Rai Storico, della Rai TV. E poi quando si arrivò
presentato una mozione di sfiducia contro il governo Ciampi, non come iniziativa contro la persona di Carlo Azeglio Ciampi, ma perché stava emergendo una cordata disponibile a sostenere Mariotto Segni come figura del rinnovamento. Quando si arrivò a discutere la parlamentarizzazione di questa crisi alle Camere, il Presidente della Repubblica prese l'iniziativa di sciogliere le Camere senza mettere alla prova questa leadership di Mariotto Segni. Ed è una cosa che, adesso mi correggerà il professor Zanon, va in controtendenza con uno stile presidenziale in cui il Presidente della Repubblica scioglie anticipatamente le Camere solo quando tutti i tentativi di formare nuovi governi siano andati a vuoto. Quindi ci fu un'anomalia tra le varie anomalie. Grazie. Si vuole rispondere, professor Zanon, su questo? Non vorrei sbagliare i tempi, ma non voglio giustificare nulla né non giustificare. Ricordo che in mezzo ci fu il referendum del 93 sul maggioritario, cioè il passaggio dal il referendum di Mario Segni. Mario Segni, scusate, io ero più giovane, però seguivo. Mario Segni, ci fu un momento, se qualcuno se lo ricorda, che aveva in mano questo paese. Io mi ricordo, si venne a Milano a fare un comizio referendario in Piazza Sant'Angelo, e la sala era strapiena, ricordava. Voi immaginate oggi una partecipazione del genere su un'iniziativa referendaria. Mi ricordo i dibattiti alle Acli, vicino all'università statale. E questa cosa del referendum per passare dal proporzionale al maggioritario sembrava la panacea, cioè finalmente restituiamo lo scettro al principe, diamo la possibilità di scegliere le facce degli eletti agli elettori, contro le liste di partito. Certo, c'erano ancora le preferenze, anche se ridotte alla preferenza unica, ma insomma il maggioritario a collegi uninominali sembrava la soluzione di tutto. E quando Scalfaro si trovò di fronte all'esito del referendum, uno dei ragionamenti che fu fatto, mi pare proprio nel decreto di scioglimento, era proprio questo: noi dobbiamo intanto fare una legge sotto dettatura del corpo elettorale. In realtà il referendum abrogativo aveva potuto fare quello che poteva, quindi non produsse un maggioritario a collegi uninominali puro, ma un sistema cosiddetto Mattarello con 75% e 25% di proporzionale. Ma determinò probabilmente anche le condizioni o una delle giustificazioni che portarono poi, essendo cambiata radicalmente la legge elettorale, determinò una delle condizioni che condussero poi a quello scioglimento. Dopodiché è vero, allora lo scioglimento si faceva. Oggi immaginatevi, di sciogliere le Camere, credo che oggi dovrebbe succedere chissà che cosa, altro che non so neanche chissà se arrivati alla scadenza della tutela, immagino che dopo 5 anni sia sentito votare. Però ecco, diciamo che oggi si vive, in questi ultimi decenni si vive un clima in cui il voto è considerato davvero l'extrema ratio. Una volta c'erano le situazioni in cui effettivamente il ricorso al corpo elettorale era ancora così, come accade del resto in molti altri paesi europei. Quando non ci sono più le condizioni di funzionamento di un Parlamento che non riesce a esprimere una maggioranza, sì, è corretto sciogliere. In quel caso ci fu effettivamente una visione un po' diversa su una serie di cose, complice tutto quello che abbiamo detto finora, il referendum. Insomma, 92-93 portano Mani Pulite, portano il referendum Segni, sono state delle cose piuttosto pesanti, no? Travolto il sistema in quegli anni, quindi insomma, poi è forse una risposta la dovevo all'avvocato Benedetto sulla legge elettorale, che onestamente non mi ci impegnerei a dire quale legge elettorale. Allora ricordo che guardavo con grande simpatia all'uninominale. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire è che, se ci pensate, tutti i grandi paesi europei hanno una legge elettorale da decenni ed è sempre quella.
E gli elettori si sono abituati a quella legge elettorale e sanno che cosa significa, anche senza essere dei giuristi esperti. Quello che è disperante in questo paese è che ogni pochi anni, con formule sempre più astruse e incomprensibili, si cambiano i meccanismi elettorali, rendendo difficilissimo all'elettore capire di che cosa si tratta e quali sono le conseguenze del suo voto. Ma se voi prendete un inglese, come nelle barzellette, un inglese, uno spagnolo, un francese, e quelli hanno sostanzialmente, diciamo, salvo ritocchi, hanno la stessa legge elettorale da tempo. Poi, certo, gli inglesi qualche volta dicono ah, basta, col sistema uninominale ci vuole proporzionale, ma per ora non lo hanno fatto. E da noi qui, tra premi di maggioranza, percentuali di maggiorità di proporzionale, si capisce molto poco. E oltretutto poi ci si mette pure la Corte Costituzionale, non dico a intervenire, dichiarando incostituzionale le leggi che vengono sottoposte. Quindi è un tema molto complesso, però è certamente un tema che meriterebbe, in realtà ce l'ha già, tutta l'attenzione possibile e immaginabile. Grazie, dicevo un'altra domanda, perché credo che possa essere importante, perché c'è chi è stato anche protagonista, cioè Oreste Lodigiani, che è stato vicepresidente di Regione Lombardia e deputato del Partito Socialista. Quindi Oreste, se magari ti posso, se ti mezzo come te che riusciamo a inquadrarti, per favore, se posso chiederti di alzare quelli di almeno ti inquadriamo. Come? Ti inquadriamo, se riesci a metterti. Grazie. Riportano entrambe alla stagione 92-93. Quella è la data di inizio. Le inchieste giudiziarie, la soppressione di fatto dell'articolo 68 della Costituzione, che non era un omaggio soltanto al populismo che avanzava, era anche una iniziativa politica ben precisa, che ha un nome e un cognome. Il primo firmatario, come lei sa, è stato Luciano Violante. E questo non è che la prosecuzione di quello che nel 91 abbastanza misteriosamente diceva Gerardo Chiaromonte, dirigente comunista, quale ammonì i socialisti, i democristiani come Cirino Pomicino, che il Partito Comunista si accingeva ad percorrere la via giudiziaria per il potere, 2 anni prima. Comunque, la mia osservazione tocca un argomento che è stato sfiorato. Si tratta naturalmente del nodo della questione per ridare prestigio alla classe politica, a chi fa politica. Sicuramente la legge elettorale. Io sono abbastanza scettico, non si farà né la riforma della giustizia se non in piccola parte. Tutto può essere utile, ma non credo che sia quella la strada risolutiva. E non si farà neanche la riforma della legge elettorale, perché le due cose sono in effetti tra loro molto legate. Simul cadunt, simul stabunt, simul cadent. La differenza, e con questo concludo con una osservazione sintetica, la differenza tra la prima repubblica e la seconda, la terza, non so, quella nella quale viviamo, quale dal punto di vista sostanziale. Nella prima repubblica i parlamentari erano persone elette. Il loro
Elette bene, elette male, qualche volta molto male, non c'è dubbio, ma erano persone elette. E infatti nella Prima Repubblica c'erano frequenti casi di notabili che entravano suonando la banda musicale e poi venivano, non venivano eletti, c'erano i trombati. Ditemi se è possibile in questa Repubblica avere ancora dei trombati. No, perché sono tutti, tranne piccole eccezioni, nominati. Infatti, se io dovessi chiedere a chiunque dei presenti di dirmi per chi ha votato, cioè per quale persona ha votato, nessuno sarebbe in grado di alzare la mano. E non era così nella Prima Repubblica. Questa è la grande differenza. E io penso che sia molto utile anche la discussione di questa sera. Io ho solo sfogliato il libretto, che leggerò comunque con molta cura, perché ha sicuramente un merito, al di là delle osservazioni capitolo per capitolo che toccano diversi temi, quello di riportare una discussione vera sull'origine dei nostri problemi. Ricostruire, cosa che ancora non è stata fatta, in maniera completa e più veritiera, più dall'interno, con lo sguardo che da lontano, dopo 30 anni, si può avere forse meglio di una volta, sulla vera ragione e la vera origine della stagione 92-93. Sì, un'osservazione all'inizio che è molto interessante, sulla, citando Chiaromonte, in queste ultime settimane, da questa discussione viene fuori una notazione curiosa. Voi dovete sapere, dico dovete sapere, non lei, lei lo sa meglio di me, che in Italia abbiamo avuto una amnistia all'anno, fino al 1989. Da 30 anni non c'è stata più amnistia, sì, c'è stata e hanno fatto la riforma, c'è stata la riforma costituzionale che ha modificato il quorum. Dalle mie parti si dice ha messo il ferro dietro la porta. Chi è che ha messo il ferro dietro la porta? Chi si è avvantaggiato di finanziamenti illeciti provenienti da potenza straniera, ovvio, da potenza avversa addirittura? Ma queste cose non è che le diciamo perché accusiamo, lei ha citato Chiaromonte, lei che ha vissuto, cioè questi dicevano dove prendevano i soldi con le valigette, le portavano in Vaticano perché nonostante non c'erano le leggi antiriciclate di ora, quell'enorme massa di denaro, qualche sospetto, le portavano a New York, lì c'erano i soldi dell'Unione Sovietica, quel finanziamento. Perché tutti i processi nascono post 1989? Perché lì c'è stata la pietra tombale nel 1989, al di là del finanziamento, parliamoci chiaro, si è indagato su quello che è avvenuto dopo il 1989. Guarda caso, dunque si inquadra esattamente con quello che ha detto lei su Chiaromonte. Dopodiché chi era dentro, cioè il Partito Comunista, e chi è rimasto fuori, il ripartire del pentapartito, i quali bene o male, male in quel caso, si finanziavano per contrastare quei finanziamenti gravemente illeciti. Il Partito Comunista hanno prodotto, e dunque è stato abilissimo il Partito Comunista a fare quello che fa, abilissimo, no? Ha chiuso la partita, che l'avrebbe visto qui molto, non come, ma molto di più degli altri partiti, e chiusa quella partita, quella pagina, ha lasciato gli altri a dire ora vi facciamo processare, vi mandiamo sotto processo. Dunque lei ha ragione perfettamente, è una ricostruzione molto corretta, non c'è dubbio, anche questo è un dato storico, lo dicono loro, lo dicono i comunisti dell'epoca, non lo diciamo noi. Ma io non sono un'esperta di legge elettorale, che sono da sempre favorevole all'uninominale secca, sono stata
deputato di collegio a Milano, in quartieri molto popolari, cioè Grattosoglio e Grattosoglio e Convento, insomma, quelle zone lì. E quindi non sono favorevole al sistema proporzionale. È vero che il sistema proporzionale, che nella Prima Repubblica si sapeva chi si eleggeva, è anche altrettanto vero però che è stato anche grazie a quel sistema elettorale che sono cominciate tutte queste inchieste giudiziarie, cioè sono strettamente legati il sistema elettorale e le inchieste giudiziarie. Certo, si può sempre sperare in una svolta e mettere di inserire di nuovo un sistema proporzionale che non generi questa necessità spasmodica che c'era di ogni candidato di procurarsi i fondi per procurarsi i voti. Quindi sono molto perplessa. Invece secondo me il deputato di collegio, io ho aperto una sede del mio collegio, tutti i cittadini mi conoscevano, sapevo, ma facevo quasi anche da, non lo so, la consigliera di zona, perché facevo cambiare semafori, eccetera, eccetera. Insomma, me ne sono occupata molto, quindi io personalmente preferisco quel sistema lì e ne ho avuto l'esperienza. Io sono stata eletta anche col sistema proporzionale grazie alla preferenza unica dopo il referendum Segni, e quindi ho partecipato anche a quel tipo di elezione, perché comunque ho fatto 3 legislature in Parlamento, oltre che essermi candidata anche in comune, l'aver fatto poi l'assessore. Mentre invece mi interessa molto l'altra parte del suo discorso, è vero, tutto è cominciato di lì, è tutto è cominciato di lì, e anche andrebbe scritta molto bene. Io ho fatto un paio di libri, ma sono insufficienti sinceramente. Bisognerebbe riscrivere bene la storia del pool di Milano, cioè non la storia di Tangentopoli in generale, ma la storia del pool di Milano, che ha commesso illegalità, ha violato una serie di norme procedurali sistematicamente, dalla competenza territoriale, sulla competenza territoriale non parla, lo hanno teorizzato anche l'autorità. E la questione del fatto che soltanto un partito e mezzo, cioè il Partito Comunista e la Sinistra Democristiana, si sono salvati, ma proprio perché è stata un'operazione politica. Poi possiamo parlare dell'oro di Mosca, eccetera, eccetera, del muro di Berlino e via dicendo. Però è stata decisamente un'operazione politica. E in Parlamento, guardate che anche le dimissioni di Cossiga, che sono state volute da Violante proprio, ma Cossiga non era matto, non è che fosse matto. Cossiga diceva delle cose straordinariamente vere e giuste. E ha fatto anche delle cose sbagliate, naturalmente, come ministro dell'interno, è stato un ministro dell'interno molto, molto repressore. Però la questione che va detta chiaramente, perché noi oggi abbiamo parlato della politica, ma avremmo potuto parlare dell'impresa anche. Io quando sento il cognome Lodigiani, sinceramente, no, non c'entra, però mi viene in mente un altro immediatamente. Mi viene in mente del perché Romiti ha potuto cavarsela con un documentino, una dichiarazione scritta, e Gardini è stato lasciato al suicidio, e Cagliari. L'impresa Lodigiani, che non c'entra niente. No, no, per carità, perché il cognome mi ha evocato. Di circa 1.000 miliardi di lire di commesse. Dopo 2 anni è stata venduta alla Fiat, cioè all'Impregilo, per un euro. Certo, conosco la famiglia, quindi so queste cose. Quindi uno che si suicida e l'altro salvato con un documentino scritto, come deve essere fatto a Roma, De Benedetti, perché anche tutta la storia dell'assalto all'impresa, cioè qui è stata un'operazione politica di assalto alla classe dirigente del paese, la classe dirigente del paese. Poi c'era un'altra cosa di cui volevo parlare prima, me la sono un po' dimenticata. Da un certo momento in avanti la sinistra comunista ha cominciato anche a fare arrestare i parlamentari, a fare arrestare i parlamentari in carica, con una... Sì, prima il Presidente Zanon ha
parlava appunto del fumus persecutionis, ma quando tu sei un indagato nei cui confronti viene richiesta una misura cautelare in carcere e sei un parlamentare, per il cittadino normale viene applicato l'articolo 274 del codice di procedura penale, che pone quelle tre condizioni, o almeno una delle tre, perché si possa essere sottoposti a una misura di custodia cautelare in carcere. Ma per il parlamentare no, cioè la sinistra, salvata dal Muro di Milano e dal Tangentopoli, ha cominciato a far arrestare anche i parlamentari, dicendo: qui non c'è il fumus persecutionis, vabbè, ma intanto dimmi se ci sono le caratteristiche, i motivi per cui uno debba essere sottoposto a misura cautelare in carcere. Quindi da questo punto di vista è vero che questa storia va ancora tutta scritta, perché è uno stato, un'operazione politica e di grandi ingiustizie e disparità di trattamenti. Quando io ho visto il mio amico, perché io ero amica del magistrato, il mio amico procuratore Gerardo D'Ambrosio, che chiamavamo zio Gente affettuosamente, mettersi a fare, io non ho mai, non so se voi avete mai visto un procuratore che va a trovare le prove a discarico, perché la legge lo prevede, ma io non ne ho mai conosciuto. Lui soltanto in favore di Greganti, con una cosa rocambolesca, per salvare il suo partito, il partito che dopo lo ha ricambiato con una candidatura, forse anche due, con due candidature. Quindi queste cose qua, ma bisogna dirle esplicitamente, non fare finta, oppure dire: ma la questione è tecnica, c'era il fumus, non c'era il fumus. No, la questione non era tecnica, erano tutte politiche. Quando Francesco Greco, altro mio amico, ha detto al suo collega Misiani di Roma: qui non è questione di competenza territoriale, perché noi ci possiamo permettere il lusso di fare queste inchieste e voi no. Era come dire: noi le possiamo fare perché tanto noi abbiamo sempre ragione. 41 suicidi, Io volevo solo fare una domanda all'avvocato Benedetto, cioè su, come dire, le previsioni secondo lui. Questa tematica è una tematica che può rientrare in maniera massiccia nel dibattito pubblico, in quanto poi può provocare leggi, perché per cambiare le norme ha detto di presentare giustamente libri, di discuterle, forse sono tutte fasi assolutamente preparatorie dell'opinione pubblica, ma poi devono essere tradotte in atti e ci vogliono dei parlamentari che abbiano il coraggio di affrontare una tematica come questa. Quanto ci si crede? Abbiamo una diretta, non so, possiamo parlare di questa cosa. Saremo su YouTube, saremo su Facebook, quindi. Un leader importante di cui non mi frequento, non molte ore fa si è rivolto alla Fondazione Inardi, dicendo: qui c'è un problema serio sui referendum. E io ho detto: sì, la Fondazione Inardi vorrebbe che vada a vincere. Io credo che il successo più importante che ha avuto la mia presidenza della Fondazione è stato quel referendum. Non è che la Fondazione l'ha voluto, ha fatto e ha proposto il referendum contro il taglio dei parlamentari, no? Avendo tutti i partiti, tutti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, che l'hanno votato e poi lo hanno difeso durante il referendum. C'era un famoso giornalista, lo dico sempre, Angela, che mi rideva dietro, diceva che forse prenderà il 3%. Abbiamo portato il 31% degli italiani, il 31%, a capire di cosa parlavamo e a votare no a quel taglio dei parlamentari. Vedrete cosa succede, altro che i collegi uninominali di Maioliano Memoria, vedrete cosa succede alle prossime elezioni con la vecchia legge elettorale e il taglio dei parlamentari, no? Interi territori, non rappresentanti, di tutto e di più. Anche lì, che cos'è questo libro? È la prosecuzione di quella battaglia, no? Come dicevi tu, per un liberale uno non vale uno vale tutti. Per un liberale è il centro dell'universo, il signor Uno, d'accordo? Alla democrazia liberale si contrappone la democrazia del click. E lì abbiamo detto: state attenti. Quando chiedevamo qui ai parlamentari, Lorenzo, ma perché 300? Non so se questo è il presidente, ma facciamo, perché non facciamo che ne tagliamo 200, anzi 400, anzi, tagliamo le 600. Ma
questi ti guardavano, non sapevano cosa rispondere. Perché in realtà nessuno, ma non sta mito perché gli avrei detto tagliamo le 300, andiamo così a cuore. Come andare a comprare il pane al panificio la mattina? Questo hanno fatto questi parlamentari, ora gli attuali, quelli di questa legislatura, tranne poi a pentirsene, tranne a venire da me e dire al Presidente Benedetto, speriamo che vada bene, perché se, ma come avete fatto uno scempio del genere poco fa? Referendum, dunque che cosa succede? No? Certo, io dei timori li ho, intanto ho un timore fortissimo, io voterò 5 sì, ho timore sul quorum, anzi, sono fortemente pessimista e soprattutto so che quello che ha detto Zanon è assolutamente vero. Zanon mi ha detto poco fa, sia chiaro, è la separazione delle funzioni, non è la separazione delle carriere. Ce l'ho ripetuto Nordio, no? Per fare, ad esempio, Nordio dice il CSM, io vorrei il sorteggio integrale, ma per il sorteggio integrale ci vuole una riforma costituzionale. E allora cosa ha fatto la Fondazione di Nero di Chiuno? Ha detto a questo e agli altri leader politici, tutti trasversalmente, abbiamo preparato e depositato un disegno di legge di riforma della Costituzione che prevede sostanzialmente una cosa, l'assemblea costituente, un'assemblea snella di 100 membri che si è eletta lo stesso giorno del rinnovo del prossimo Parlamento e che non, e per cui per favore da qui ad allora non occupiamoci di quello che ci divide, tu sei per la separazione, io contro, tu per il presidenzialismo, lui per il semipresidenzialismo, affrontiamolo in una sede competente che non consenta lo sbocconcellamento di questo orribile termine, ma che credo rendere nella Costituzione per cui ci alziamo, non il voto dei sedicenni, no, l'ambiente in Costituzione, non mia zia che deve essere tutelata, così funziona oggi, funziona la riforma della Costituzione per arrivare poi allo scempio del taglio dei parlamentari. Ci abbiamo lavorato, ci ha lavorato qualche illustre giurista della Fondazione, hanno cominciato a firmare trasversalmente rappresentanti di tutti i partiti. Allora ho detto, io mi impegno, ci possiamo anche impegnare sul referendum, dicendo però che fosse come stanno, un piccerello. Io sul referendum, se partiamo da qui a qualche ora, dirò un'altra cosa, dirò che contro i sì, va bene? Non posso contare le astensioni, contro i sì, contiamo quanti saranno i sì e quanti saranno i no. Se ci sarà un numero elevato, credo che saremo oltre l'80% di sì, impegnatevi da ora voi partiti, se no lo facciamo, che faccio la fondazione, lo faccio il partito, a inserire nel programma elettorale per l'imminente elezione che quelli saranno i primi punti, come fanno in tutti i paesi d'Europa, anche qui, a chi andrete a indicare, a modificare nella Costituzione che vorreste, ma vi impegnate da ora, dunque votate ora l'Assemblea Costituente, ci vogliono 4 settimane. Per fare l'operazione, che qui ripeto, l'Assemblea Costituente non vuol dire che andiamo a modificare la Costituzione, ci mettiamo d'accordo sulla cornice, poi la riempiranno i Costituenti in un anno di tempo, quindi daremo parliamo ovviamente della seconda parte della Costituzione. E questo vuol dire, Lorenzo, mettersi d'accordo sulle regole del gioco, perché vedi, nel merito non ci metteremo d'accordo mai, io e te sì, ovviamente, ma non ci metteremo d'accordo, però sulle regole del gioco, se siamo persone minimamente serie, facciamo. E questo mio appello lo rivolgo ai leader di destra, di sinistra, di centro, quelli che ci sono, non so se ce ne sono ancora, di centro, eccetera, a fare questa operazione, un'operazione tranquilla, pulita, no? Andiamo a votare, voteremo 100 persone che non hanno di livello, ci auguriamo, che in un anno possano mettere la Costituzione. Questo può essere la maniera per affrontare seriamente il futuro. Questo ci può aiutare domani mattina a parlare di referendum, perché sennò veramente girare per le piazze, anche a Londra, mi piace moltissimo, e spiegare che i referendum si vincono, i referendum tanti hanno il problema del quorum e poi hanno il problema Zanon. Il problema Zanon è ancora più importante del quorum. Perché non andiamo a raccontare alla gente che facciamo la separazione delle carriere, non andiamo a raccontare che riformiamo il sistema del Consiglio Superiore del Consiglio. Abbiamo dei segnali, però vedi, io che a differenza tua sono un liberale classico, tu sei una liberale radicale, allora il maestro poteva fare quello che voleva,
qualche dubbio lasciano che si facciano i referendum tanto per lanciare segnali. Io non sono d'accordo. Il referendum che ha fatto la Fondazione Einaudi non era per lanciare un segnale, era per dire chiaramente c'è un pezzo d'Italia che non si riconosce in questo populismo. Questo abbiamo detto. Il 31% degli italiani per la prima volta dopo 30 anni ha detto no a quella scelta populistica, e altre iniziative della Fondazione Einaudi sono andate in questo senso. Allora, premesso che voterò come te, voteremo tutti e due 5 sì, ovviamente, non c'è alcun dubbio su questo, però il problema c'è. Allora cercheremo, se si parte, lo decideremo in queste ore, andare a spiegare agli italiani che non conteremo quanti hanno votato e quanti non hanno votato, sapendo che ahimè, trattandosi di referendum abrogativo e non di referendum costituzionale, il quorum è decisivo in questo senso, però secondo me contare sì sarà importante, no? Oggi pomeriggio pare che questa linea sia passata, vediamo cosa vogliono fare i partiti. Certo, Lorenzo, e finisco, se poi usano il referendum, come pure qualche sospetto, per un regolamento di conto interno ai partiti e interno alle coalizioni, per essere chiari, no? Perché magari te la faccio pagare così chiudo la partita, cioè, allora non si riuscirà mai. Grazie. Il nostro piccolo, come dire, il presidente di Lodi Liberale e il segretario di Lodi Liberale ha passato l'estate a raccogliere le firme per il referendum, tutti, anche quello, come dire, che purtroppo ha cassato l'eutanasia, quello sull'eutanasia, e quindi siamo assolutamente. Come avete fatto una cosa egregia, come tu sai, ahimè, tanto per criticare gli amici della Maiolo, come sai da pubblici, perché tu sai bene che non sono state le mie firme. Ma poi alla fine, come sapevamo dall'inizio, sono stati 5 consigli regionali, per cui non andiamocela a raccontare, è così, come diciamo le cose come stanno. Tu hai raccolto le firme, hai fatto una cosa assolutamente, io ho fatto come te, però alla fine sono stati 5 consigli regionali, ma la parte fondamentale è riuscire a coinvolgere le persone, i cittadini per strada a parlare di te. Contiamo i sì, ascoltami, questa volta contiamo i sì, non contiamo i voti, i votanti, contiamo i sì quanti saranno. Prima di chiudere e di ringraziare i nostri relatori, volevo dare appuntamento alle prossime serate. Settimana prossima torneremo su Zoom, affronteremo un classico che è il libro di Gustave Molinari, Le serate della Rue Saint-Lazare. Ci sarà Nicola Iannello, Paolo Luca Berlardini e Bernardo Ferrero. I prossimi eventi in presenza invece saranno, così vi annuncio già subito, martedì 10 maggio in presenza verrà Nicola Porro a presentare un libro che ha un titolo straordinario, Liberisti o Socialisti, terzo mandato, di Enrico Colombatto, e poi il 23 maggio Carlo Nordio presenterà il suo libro sui 30 anni di Tangentopoli, e infine il 13 giugno presenteremo un libro a cui siamo particolarmente legati, che è La storia della brigata ebraica, scritto da Gianluca Fattori. Grazie a tutti e buona giornata.